Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Io sono Antonio, per chi non mi conoscesse, per chi non ha mai visto il video di presentazione del Logitech G29, sono il fondatore del team Art. Vi faccio questo video un po' fuori dallo standard del canale perché molti di voi, quasi il 20% degli iscritti, mi hanno chiesto il perché io non pubblicassi più video da due o tre settimane. In realtà il video doveva uscire 2 settimane fa. Era un video di presentazione della moto, dove vi spiegavo un po' anche quello che sarebbe successo di qui a poco tempo, parliamo di 2 o 3 mesi. Perché avevo fatto questo video, l'avevo diciamo registrato, non montato, e l'avevo lasciato sul cellulare. Poi cosa è successo? Ecco, innanzitutto volevo dirvi che ho perso il cellulare quindi purtroppo il video è andato a perdersi, perché ho sbagliato purtroppo tasca mentre andavo in moto. Avendo dei pantaloni con le tasche all'inglese, lì è molto facile che il cellulare, già diciamo da seduto o comunque sulla posizione da moto, non tenga, esca dalla tasca, e quindi si è sfraganato sulla statale a 170 all'ora. Almeno so che nessuno l'ha potuto prendere, perché sarà andato sicuramente distrutto. Che altro è successo? Lì nel frattempo vedete il casco, eccolo. Cosa è successo dopo? O meglio, prima che perdessi il cellulare. Io purtroppo, o per fortuna, anzi, prima di essere motociclista sono automobilista e sono in possesso da 7 anni di una Peugeot 206 VRC. Quindi la versione un po' più sportiveggiante, per intenderci, quella con un po' più di cavalli per avere più spinta. Questa Peugeot nel 2012 l'ho comprata perché ho trovato lavoro nella zona industriale della mia città e all'epoca i mezzi non esistevano per arrivarci, quindi mi sono costretto, piuttosto che andare in bici a lavoro, prendere una macchina. Voi direte: perché non ti sei comprato la moto? Onestamente non ci avevo pensato. Vabbè. Cosa è successo a questa macchina? Già nel 2014 ho rotto la cinghia di distribuzione tornando da un viaggio, e quindi testata andata, valvole piegate e quant'altro. Non vi sto a dire la spesa perché sarebbe inutile, i più esperti di voi sapranno che cosa significa rompere la cinghia della testata quando si sta andando sull'autostrada, la cinghia di distribuzione, scusate. L'estate scorsa, 2018, ho bruciato la guarnizione della testata, quindi altri bei soldini perché si era rotto il radiatore e quindi l'acqua non refrigerava più il motore, si è fusa la guarnizione, giustamente, e quindi altri 400 euro buttati. E poi cos'è successo, ragazzi? Vi spiego un po' la storia della mia macchina. La mia macchina ha 18 anni, quasi, 17. 2002, l'anno di produzione. La macchina è stata comprata e messa in garage. Cioè, chi ce l'aveva prima l'ha comprata per 10 anni, l'ha messa in garage. Ora, caro signore di potenza che avevi prima di me la macchina, che cazzo ti costava venderla prima? Perché, vi spiego ragazzi, nelle macchine viene messo ovviamente nel circuito di raffreddamento l'antigelo per evitare che si congelino, specialmente poi a Potenza, che appunto essendo nell'entroterra lucano ha temperature decisamente più rigide a quelle che abbiamo qui a Bari, che siamo sulla costa. L'antigelo purtroppo dopo 2 anni diventa acido, acido solforico, vabbè no, non esageriamo, però diventa acido. E quindi è andato a corrodere i canali del motore in cui passa l'acqua.
E cosa è successo? Quindi il monoblocco del motore si è crepato e perde acqua. Per ripararlo dovrebbe essere smontato il motore, portato dal un saldatore che però abbia dimestichezza con i motori, perché non lo porti dal saldatore che ti fa la saldatura per il tubo di ferro che metti nell'impianto idrico di casa, no? Quindi portare da un saldatore, riportare il motore al meccanico e farglielo rimontare con la ricostruzione delle fascette elastiche e tutto quanto. Ovviamente non vi sto a dire neanche la spesa che mi hanno sparato, perché è qualcosa di improponibile. Essendo la macchina vecchia, mi è stato anche sconsigliato più volte. E il problema è che io sto facendo tanta tanta fatica a separarmi da questa macchina, perché io la chiamavo affettuosamente Valentina per una dissonanza di non Valentina, ecco, questo era il senso, perché in realtà quella macchina può fare tranquillamente i 160 all'ora, 170 all'ora, nonostante abbia poi 80 cavalli, 90 cavalli. La versione standard ne aveva 60. E perché quando dai un nome a una cosa ti ci affezioni. Purtroppo io do un nome a ogni cosa, come l'ho fatto per la moto, ma le moto è già più normale, l'ho fatto anche la macchina. Ma perché, ora chiamatemi stupido, chiamatemi rincoglionito, ma io credo che tutte le macchine, le moto, pure i camion, quindi ci metto tutti i veicoli a motore, a parte i ciao, abbiano un'anima. Perché hanno un'anima? Perché se considerate macchine, le macchine, inteso come motori in generale, hanno un cuore, che è il motore, perché il motore pulsa, il motore ha queste no? Delle valvole che si aprono e si chiudono, sembrano proprio le valvole mitrali del nostro cuore, e hanno anche un cervello che è centralino, è la centralina. Quindi io credo che se una cosa, una persona ha un cuore e un cervello, ha per forza un'anima. Valentina purtroppo è come se avesse un cancro che si ingrandisce sempre di più, e io sto soffrendo molto di questa cosa. Già andare per concessionaria a vedere un po' quelle che sono le alternative migliori, perché ugualmente, ovviamente io mi voglio prendere una macchina più grande di lei, non voglio riprendere una macchina a tre porte che magari è sportiva, però poi per far entrare un passeggero deve farci i salti mortali. Niente, questa è la motivazione. Le cose stanno andando abbastanza per le lunghe, appunto per questa mia, come si può dire, questo mio rigetto nel comprare una macchina nuova o usata che sia al posto suo. E niente, purtroppo sono cose che capitano a tutti. Però non porto più i video di YouTube perché non sono mai a casa. In una settimana con la moto mi sono fatto 1200 km per la Puglia per andare ai vari concessionari. Quindi ragazzi, questa è la motivazione, una delle, o meglio due delle, tra cui il cellulare, per cui io non stia più pubblicando video. Mi dispiace di questo, vi chiedo scusa, ma vi chiedo anche di avere un po' di pazienza, perché è un periodo un po' complicato. Poi speriamo che con l'arrivo della primavera arrivi anche una ventata di freschezza e di felicità, e dico nella nostra vita, perché ormai noi siamo una famiglia. Quindi ragazzi, vi ringrazio di esservi annoiati 7 minuti con me con me che parlo. Magari questo video non sarà piaciuto a molti, però fa capire bene quanto una persona deve considerare la propria auto o la propria moto. Un bacione, ciao a tutti.